Cade l'attenuante riconosciuta inizialmente al femminicida di Olga Matei, Michele Castaldo, condannato nell'appello bis a 30 anni di carcere. Nessuna tempesta di sentimenti, dunque, quello stato emotivo che gli avrebbe offuscato la mente quando nel 2015 ha assassinato, strangolandola, la compagna Riccione. Nulla di tutto ciò. L'appello bis era stato disposto dopo l'annullamento da parte della Cassazione della chiacchierata sentenza che, riducendo la pena a 16 anni, parlava di soverchiante tempesta emotiva. Nelle motivazioni della sentenza emesse dalla Corte d'Assise d'Appello di Bologna si evidenzia come il timore di abbandono che avrebbe concorso a scatenare la tempesta emotiva in realtà, secondo i giudici, confliggesse con la sequenza di indicatori di segno opposto provenienti da Castaldo, il quale più volte si era mostrato pronto a interrompere la relazione. Nessuna ansia abbandonica, dunque, nessuna tempesta emotiva. Nelle motivazioni si individua nel comportamento di Castaldo un atteggiamento obliquo e manipolatore, manifestato in un costante mutamento e aggiustamento della versione dei fatti. Neanche i trascorsi sentimentali dell'imputato confermerebbero lo stato mentale tratteggiato come tempesta emotiva. Le relazioni passate non avrebbero per la Corte connotati di tale traumaticità da determinare una qualsivoglia problematica emotiva. Che ceda le comuni reazioni, i life events che tutti nel corso della vita possono affrontare, sia per ciò che attiene agli insuccessi amorosi, sia per le conflittualità con il contesto ambientale. Le circostanze che avrebbero scatenato l'impulso omicida, inoltre, risultano prive di reale consistenza, così da risultare più un pretesto che una causa determinante dell'azione.